Buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Alessia e oggi sono fatta appunto con un nuovo vlog. Vi sto facendo questa intro perché sto editando il video e io praticamente avevo vloggato in 2 giorni diversi, però non avevo legato i vlog tra di loro. Ho semplicemente fatto 2 vlog diversi di 2 giorni diversi, però sono entrambi troppo corti per postarli separatamente. Quindi ho detto vabbè, li unisco tutti e due e ci faccio un video solo. Quindi niente, questo è quello che ho fatto e vi lascio al video. Ok raga, oggi è sabato, sono le 2:30 e io ho già mangiato e mi sono anche cambiata. E i miei capelli sono carinissimi, oggi sono tutta struccata, vabbè, dettagli. Vi ricordo di andarmi a seguire sul mio TikTok se non l'avete ancora fatto perché là vi ho appunto anticipato i capelli. E il mio TikTok è alessia_bazz. Trattino basso Trozzi. Io adoro i miei capelli. Non so se lasciarli così lisci oppure fare tipo dei boccolini qua davanti. Non lo so. Poi vedremo. Adesso io mi inizio a preparare perché alle 5:30 devo andare in piazza in Osimo. Sono le 3:30, le 2:30 sì. Ma volevo registrare anche dei TikTok con outfit diversi. Adesso let's go. Con il trucco. Allora, nel mentre che mi trucco vi parlerò perché vi avevo chiesto di mandarmi degli argomenti su cui parlare. E molti, tantissimi mi avete chiesto cosa ne penso della vittoria di Giulia di Amici. Allora, Giulia è sempre stata la mia preferita dall'inizio. Io ho seguito Amici praticamente tutti e 6, 7 mesi, 6. Boh, non so quanti mesi erano, però comunque fin da quando è iniziato. E la mia preferita è sempre stata Giulia. Sinceramente mi piaceva anche Alessandro e Samuele. Devo dirvi che al serale né Alessandro né Samuele mi sono piaciuti tantissimo. Erano sempre le stesse coreografie. Allora, parlo prima di Samuele. Samuele in realtà faceva solo coreografie con Giulia, quindi secondo me non spiccava ed era ovvio che sarebbe andato via. Per appunto questo motivo, cioè nel senso se tu gli fai fare solo coreografie, ma credo sia colpa anche della Pepparini. Cioè, nel senso, non puoi fargli fare solo coreografie con Giulia. Tutti quanti non guarderanno Samuele, guarderanno Giulia. Mentre per Alessandro io ho trovato molto ripetitive le sue coreografie. Perché faceva sempre delle coreografie, quindi, boh, tipo quella di Lupin. Cioè, non mi è piaciuto proprio per niente questo stile di coreografia che ha portato lui. Va bene, cioè, lo preferivo più sui quotidiani quando faceva i passi a due, eccetera. Quello lì è fantastico. E niente, questo è. Quindi io la vittoria di Giulia, secondo me se la merita. E niente, io adesso faccio il mio trucco qua e poi torno a farvi vedere il risultato. Make-up finito. Sto pensando se mettere qualcosa sulle labbra. Ho acceso la piastra, così che posso fare dei boccoletti davanti. Sono prontissima per uscire, mi sono vestita così. Sotto ci metterò le Nike. Ho messo questi orecchini. Adesso metto anelli, tutte cose così. Anche se io volevo mettermi gli accessori dorati. Sì, raga, mi sa proprio che cambio gli accessori da argento a oro. Ok, vado così con questi. E poi basta. Adesso metto le Nike. Come borsa ho scelto questa, che però ha la catena argento. Infatti non è che mi piace tantissimo. Sì, ok, metto quest'altra borsa qua, perché secondo me con gli accessori, cioè se metto le cose, se metto una cosa argento devo mettere tutto argento, se metto una cosa oro devo mettere tutto oro. Quindi questa qua, vedete, c'ha tipo i cosetti oro. Quindi mi piace di più. Ci vediamo dopo. Sono le 11:48 e oggi è lunedì. Io ieri alla fine non ho più vloggato, non ho fatto niente perché siamo andati a pranzo fuori, poi abbiamo fatto dei giri e vabbè, ok, non ho fatto in tempo a fare niente. Quindi vi vlogo oggi. Adesso i miei compagni stanno facendo una verifica di italiano che durerà 2 ore. Quindi allora la prima ora ho editato il video che per oggi deve uscire. Quindi infatti lo sta salvando adesso. Ho ancora un'altra ora adesso. Probabilmente mi metterò a sistemare la camera perché adesso vi faccio vedere in che stato è. Allora, qua sul letto c'è veramente di tutto. Contate con il fatto che io non ho dormito qua, quindi, cioè, che schifo, proprio che schifo, ma
Ieri non ho avuto tempo di pulire, di fare niente e ho fatto un casino perché mi sono dovuta preparare poi quello per... Un casino. Adesso vi faccio vedere quello che ho comprato ieri. Ho comprato dei tacchi. Alessia con i tacchi. Non l'avete mai vista, ma la vedrete prossimamente perché... Questa domenica ho una comunione e quindi ho preso i tacchi da mettermi poi alla comunione. Però non sono altissimi, adesso vi faccio vedere. Innanzitutto ho preso questa borsa qua perché la cercavo una borsa così nera, normale. L'ho presa, siamo andati da Pittarello e c'era questa borsa qua e ho detto, beh, carina. L'ho pagata tipo 30 euro, una roba del genere, una cavolata. Quindi ho detto vabbè la prendo perché volevo una borsa del genere. Poi ho preso anche dei pacchi di mascherine, sempre da Pittarello, perché boh, non so, così a caso. Nere, rosa e ce l'ho anche gialle, però quelle gialle mi sa che stanno ancora di sotto. Gialle perché poi io settimana prossima, quindi non questa settimana, settimana prossima, domenica 6, ho una gara. E quindi ho detto prendere le mascherine gialle perché il mio maneggio, il colore del mio maneggio è giallo. Quindi siamo tutti gialli. Cioè abbiamo la testiera, il pettorale, tutto quanto giallo. E quindi ho detto, vabbè, ho visto le mascherine gialle, ho detto, vabbè, le prendo gialle perché così in gara sono proprio tutta gialla carina. Tra l'altro oggi devo andare a prendere anche alcune cose per andare in gara. Tipo volevo prendere i calzini gialli, quelli alti, perché così sono carini. E dei pantaloni neri con cui posso gareggiare perché ce n'ho solamente un paio blu, proprio fatti apposta per andare a cavallo. E però quelli blu, boh, non so, secondo me stonano un po' perché ho tutto quanto nero e giallo. E quindi, boh, non so, quelli blu, non lo so. Volevo prendermi dei pantaloni neri per andare in gara poi domenica. Questi qua, non so identificare se sono alti o no, penso siano 10 centimetri. Sì, sono abbastanza alti. Vabbè, da qui sembrano un sacco brutti, però vi giuro che sul piede stanno benissimo. Poi farò un prepariamoci insieme, quindi vedrete tutto quanto l'outfit, eccetera. Sono stracomodi perché non sono tacchi quelli a spillo, che tipo a me balla tutto il piede con quei tacchi, ma hanno il tacco che è proprio, cioè, è molto molto grande, quindi dà una stabilità in più che è importante. Queste sono le cose che vi volevo far vedere. Adesso devo assolutamente mettermi a sistemare la camera perché sennò se non riesco a farlo in quest'ora sono un po' messa male. Mi sono vestita, ho messo questa borsa qua perché ormai c'avevo le cose dentro, però vabbè. Mi sono vestita come penso che poi andrò in maneggio. E adesso let's go. Vado con mia madre a fare spesa, andiamo da Decathlon e anche in altro negozio. Allora, siamo in macchina, ho preso i miei calzini gialli, che da lì sembrano fluo. Non sono fluo, vabbè, sono giallo tuorlo. Canarino. Canarino. E poi i pantaloni neri. Neri buio. Nero buio. Ok. Niente, adesso andremo dai cinesi. Nero carbone, ecco. Niente. Raga, sono appena tornata dal maneggio, ero vestita così, con dei calzini molto normali, i pantaloni nuovi perché li volevo provare, cioè non ero molto sicura di provarli in gara direttamente, non volevo provarli in gara direttamente, quindi li ho provati prima adesso, poi li lavo e sono pronti per andare in gara. Vi faccio vedere quello che ho comprato oggi. Allora, ho preso questi pacchi qua dove vengono tre calzini alti ognuno e sono stra... fini. Infatti ce l'ho su adesso, sono proprio strafreschi eccetera per andare a cavallo d'estate, sono perfetti. Oltre ad aver preso questi qua gialli che sono così perché li ho provati insieme ai pantaloni. Poi ho preso colla e unghie perché volevo provare a farmi le unghie. Nel mentre che me le faccio vado a mettere l'acqua per farmi la doccia perché devo farmi la doccia con i capelli. Ok, ho messo le tip. E da alcune parti è bianca perché è la colla. Vabbè. Ho preso questa colla qua, tipo che è stracomoda perché è come se fosse uno smalto. Quindi si mette strave velocemente. E è anche comoda perché, cioè,
asciuga veloce. Adesso io dovrei tagliarle però queste tip, ma non so se devo farlo prima o dopo. Allora, ho fatto la prima mano e ho semplicemente dato una limata anche sopra. Ho dato una forma che volevo fare tipo ballerina, ma non so se mi è piaciuto tantissimo, però vabbè. Non sono tanto lunghe, ma mi piacciono così cortine. Allora, questa è la prima mano e questa è la seconda. Questa qua ovviamente è peggio perché è fatta con la sinistra. Infatti stavo già quella limata troppo. Vabbè, come ho detto, anche perché questa e questa sono enormi, poi questa è piccolissima. Vabbè, comunque come ho detto è la prima volta che le faccio così, quindi non posso pretendere manco troppo. Vado a mettere questo colore qua di Essence con poi un bello strato di questo. Ne vado a mettere tipo 3 strati belli grossi di questo, perché se no si vede che sono trasparenti. Io l'ho opacizzate, però ok, non avevo registrato l'outro, quindi ve la sto registrando adesso. Alla fine le unghie le ho rifatte perché non mi piacevano, quindi sono venute tipo così, le ho fatte bianche. Per essere la prima volta che le faccio con le tip, dandogli la forma e tutto quanto, penso che siano venute bene e sembra che resistano tanto, perché ieri ci sono andata in maneggio, ci ho fatto veramente di tutto, ho lavato i capelli eccetera e non sono ancora andate via, quindi penso che resistano. E niente, mi piacciono abbastanza come sono venute, per essere la prima volta penso che è andata abbastanza bene. E niente raga, io vi chiudo il vlog qua, se vi è piaciuto lasciate tanti pollicini in su, non scordatevi di andarmi a seguire sul mio TikTok che è alessia_trozzi, perché ho rifatto un nuovo profilo, niente, vi ho spiegato il motivo nel vlog di ieri, e nulla, vi mando un bacione e noi ci vediamo tutti lunedì, mercoledì e venerdì alle 6 di pomeriggio con nuovi video qua sul canale, ciao!